Per i vostri messaggi inerentemente alla Santa Pasqua iniziamo con Rosandra Foni che su Jacopino, poeta ermetico, dice bellissimo, e Giacomo Chierici sulle asfaltature preelettorali, che dice più di mille parole. Marco, asfalti ed elezioni, come al solito hai centrato perfettamente, rivolto a me, il punto della situazione. Grande Leo. Gabriele sugli asfalti, sul raccordo, chi gliene dà i voti, le puttane. Insomma, questo degli asfalti hanno riscosso, ci scrive anche Laura, ogni elezione è scontato che vengano rifatti nuovi lavori. Ferdinando, visto che le elezioni servono. Asfalti, Mauro, vabbè, siamo fortunati ad Arezzo, in altri posti nemmeno per le elezioni asfalto, no, vedi? Ma il comune mezzo gaudio. Massimiliano, Riccardino sindaco dopo averne visto il servizio. Così su Matteo Salvini ad Arezzo, Laura dice altro marinaio con tante promesse, ma nulla più. E Ruschia, che tanto che non sentivo, una santa domenica su Jacopino e Mirko, benedetta da questi d'uscitti ganzi, urbi et orbi. Gianluca Esposito, lamentele, ci segnala un cantiere elettorale, ormai gli asfalti sono chiamati così, in zona via Trasimeno, via Cesti, andremo a vedere Gianluca. L'offerta del benzinaio, quando facemmo a Claudio il pesce d'aprile, sull'offerta della benzina, dell'offerta di 5 euro di benzina ogni 30. Poi ancora Maracini sulla benzina regalata, boccone. Ed infine sulla benzina con lo sconto, botolo incazzato, ce vuoi vinculare. Molto raffinatamente vi auguro una buona Pasqua e a risentirci con questa domani, allora, sì, l'ha fatto tanto lui. La passione però insomma c'è tanto. La passione c'è già stata. Ciao. Rita ringrazia, che Pasqua.